Mini recensione richiesta tramite donazione Patreon da Helen, che mi chiede di parlare del film di Guglielmo del Toro, Crimson Peak, del 2015, scritto dallo stesso del Toro insieme a Matthew Robbins. La monografia di del Toro qui sotto nella playlist la trovate nel canale, nelle monografie del canale nuovo, canale vecchio. Io con del Toro ho un amore e una passione incredibile per ogni suo film. Qui poi si parla di gotico, di horror, di fantasmi. La trama è più o meno questa: siamo nei primi del Novecento, un baronetto, tale Thomas Sharp, arriva in America con sua sorella Lady Sharp per cercare di trovare un investitore per il suo macchinario che dovrebbe scavare questa argilla rossa che lui ha praticamente nel suo terreno in Inghilterra. Nel fare questo praticamente incontra un uomo d'affari un po' burbero e particolare al quale presenta il progetto. Il progetto sembra andare di mortone a puttane perché l'uomo d'affari non sembra considerare assolutamente sto baronetto, che ha però una figlia molto diciamo così alla Mary Shelley, una donna libera che vuol fare la scrittrice, che vuol scrivere di fantasmi e tutto il resto, e che si innamora incredibilmente di questo baronetto col quale si sposa dopo la morte accidentale del padre. Ne riparlo perché non fa mai male riparlare di un film come questo, però è un film talmente importante secondo me a livello horror degli ultimi anni, proprio perché Guglielmo del Toro riesce a costruire una storia fantastica con delle storie splendide. Tom Hiddleston a fare il baronetto è perfetto con la sua faccia, è incredibile. Jessica Chastain a fare la sorella, diciamo così, di argentiana memoria, se per chi poi vuol vedere il film e capirlo, è veramente in parte ed è bellissima, così come Mia Wasikowska, che c'ha un cognome incredibile, con quei capelli biondissimi, bravissimi anche tutti gli altri, perché tutti gli altri attori vengono da grandi prove. Crimson Peak, questa bellissima casa che in realtà è quasi la protagonista del film, proprio con i suoi buchi nel tetto che fanno cadere la neve, con la sua argilla rossa che spunta da tutte le parti. Del Toro usa gli effetti speciali in maniera perfetta, perché utilizza al 90% l'analogico e ci usa il digitale per un 10% per dare il senso di alcune cose in movimento, come il sangue, che è quella classico suo che viene sin dalla spina del diavolo, che non avrebbe mai potuto fare insomma senza l'utilizzo del computer. Ma quello che convince, ripeto, sono i movimenti di macchina, l'ansia, la tensione che viene sempre creata attraverso la narrazione, una storia che si muove su vari piani di lettura, un'altra volta l'amore che diventa follia e che quando torna amore forse è ormai troppo tardi, poi parte con il ritmo, parte con l'azione nel vero senso della parola, cioè siamo di fronte a un film che a un certo punto gli ultimi 20 minuti sono un continuo colpo di scena ed è tutto giostrato benissimo, anche perché poi quando ci raccontano le cose della madre sembra di vederla, è una cosa incredibile, sono quei film che ti lasciano delle impressioni talmente alte che poi ti sembra di aver visto cose che non ci sono nel film, perché le hai sognate nel racconto che viene fatto da questi grandissimi attori. Del Toro si conferma come uno dei migliori registi al mondo con questo film, è forse il miglior gotico uscito negli ultimi 20 anni, un gotico così, così preciso, che cita Mario Bava in tantissime situazioni, che cita Dario Argento negli omicidi, che cita Fulci per il senso di morte iniziale. È un film che secondo me rimarrà sempre di più nella storia, forse non è un capolavoro, forse non è il miglior film di Del Toro, ma ripeto, io non riesco a fare le classifiche, a me me ne frega anche un cazzo. Per me è un grande film, io lo riguardo come posso, ha dei colori talmente densi, a volte talmente freddi, altre volte il bianco e il rosso che si continuano a inseguire in questo film. Quando la narrazione è così spedita, quando si riesce a fare dei film così belli senza utilizzare troppi effetti speciali, quando i personaggi contano più degli effetti speciali, io non posso altro che essere contento. Poi Guglielmo del Toro, come vi ho detto, secondo me è un mito, e per me questo Crimson Peak è uno dei più belli horror del 21° secolo, e per tutti quindi l'acquisto di morto obbligato, e il link è qua sotto.